Ore frenetiche intorno al nome di Fabio Ceravolo. L'attaccante calabrese in forza alla Cremonese è da diverse sessioni nel mirino del Pescara ed ora schizzano in alto le possibilità di vederlo in riva all'Adriatico. Il tecnico biancazzurro Roberto Breda conosce bene e stima Ceravolo. Lo ha allenato alla Regina, andando in gol contro il Pescara di Zeman nel 2011 e poi lo ha avuto anche a Terni nell'ultima delle tre stagioni trascorse in Umbria dall'attaccante, 2015-2016. Dopo un buon biennio col Parma con una promozione in Serie A e una stagione nella massima serie, Ceravolo nell'estate 2019 ha sottoscritto un contratto importante con l'ambiziosa Cremonese, ma la stagione grigiorossa e quella dello stesso attaccante sono state deludenti e anche quella attuale allo stesso cliché. Ma la questione Pescara-Ceravolo assume i contorni di un intrigo. Domenica c'è proprio lo scontro diretto tra i biancazzurri e la Cremonese, delicato per motivi di classifica. Il neotecnico lombardo Fabio Pecchia, intervenuto ieri sera nell'emittente Cremona 1, sollecitato a proposito, ha in qualche modo glissato. Lei lascerà partire Ceravolo per farlo venire a Pescara? No. Non adesso. Va bene, vedremo. Io, insomma, sul tutte le voci di mercato non voglio entrare nei singoli. Nella tarda serata di ieri, poi, il procuratore di Ceravolo, Andrea Cattoli, è intervenuto su Twitter con un post e ha scritto: Fabio Ceravolo è un calciatore della Cremonese, scadenza 30 giugno 2022 e non esiste alcun accordo con altri club. Se sia proprio così o se è una strategia per ottenere una corposa buona uscita dal club grigio-rosso, lo si capirà nelle prossime ore. E mentre il presidente Daniele Sebastiani conta in poco tempo di poter dare rinforzi a Roberto Breda, resta sempre aperto anche il fronte Sebastiano Esposito, ora alla Spal, ma di proprietà dell'Inter, lo stesso Fabio Pecchia volge lo sguardo al match di domenica e sul Pescara aggiunge: il Pescara comunque ancora quest'anno, al di là poi delle defezioni, ci credo fino a un certo punto, gli squalificati sono quelli, però una squadra che cambia, se c'è l'attaccante cambia con Setter, ha una struttura che veramente, che in Serie B sarà un giocatore veramente importante. Breda fa ancora i conti con l'emergenza difesa, Antei sta meglio ma è difficile vederlo in campo, flebili speranze per Bocchetti, ma intanto il tecnico biancazzurro vaglia soluzioni alternative pur non derogando dalla difesa 3. La novità potrebbe essere Valdifiori centrale dei tre, con Gutte, Jarosinski, Braccetti di destra e sinistra rispettivamente. Sulla corsia di destra Breda chiederà ancora di sacrificarsi a Omeonga, che lì ha giocato contro il Vicenza e contro la Reggiana. A sinistra Nzita insidia la maglia di Masciangelo.